Bella a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Fra, sempre qui su Beauty Square Gaming. Allora, super casino, sarò breve. Hanno rotto il day one, GameStop si è messo a dare, a rompere anche lei il day one, ha dato via copie, quindi io ho comprato e ho il diritto a questo punto, comprando, a giocare, quindi direi che carichiamo. Quindi iniziamo subito con Assassin's Creed Unity. Vi ricordo che non credo dal prossimo, i primi due li farò da solo. E dopo, insomma, ci divideremo tra i membri del canale i vari giochi. Quindi non vi preoccupate, non sarà un gioco che giocherò solo io. Però, forse. Però, state connessi. Va bene, dai. Non ho capito che cazzo è successo. Non ho capito perché dividono così. Negli altri Assassin's Creed non era proprio fatto in questo modo, no? Cioè tu iniziavi, avevi la tua storia con questo cazzo di Abstergo, come si chiamava, e poi continuavi, cioè non ho capito perché. Dai però, carica, minchia. Infinito. Ragazzi, non vi dico, uscito dal lavoro, ero andato a prenotare la copia del gioco, hanno rotto il day one di Tragedia Greca, chiama tutti, chiama Giulio, chiama Joe. Niente, un cazzo, non mi ha risposto nessuno, ergo sto facendo da solo, se no mi sarei accompagnato volentieri con Joe o Giulio. Matteo purtroppo è un periodo un pochino impegnato, però insomma c'è anche lui, vi ricordo di Matteo. Come al solito, primo video, droppate una serie di like infinita, commentate qua sotto, il primo video se avrà mille cazzine sarà anche abbastanza, cioè un commentary limitato, quindi sopportatemi. Dai però, minchia, salvataggio in corso. Eccoci. C'est fantastique. 1307, ma non era la rivoluzione francese? Vabbè. Chi va là? Un amico del Tempio. Florac, il messaggio del consiglio era chiaro. Non sei benvenuto. Devo vedere il Gran Maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno. Re Filippo dissente. Tu, cane. Re Filippo. Perché non stai marcendo in una cella, io non lo capisco. Siamo traditi. Spada in pugno, amici. Difendiamo il Tempio. Non tu, fratello. Ho un altro compito per te. Seguimi. Vabbè, Filippo è stato più veloce del previsto. Accedi al database. Va bene, Jacques de Molay. Nacque. Accidenti, che parto lungo. Bla bla bla. Ok, a posto. È all'opera. Il Papa? Gli assassini. Gli assassini? Credevo che i Khan mongoli li avessero sconfitti da tempo. Gli assassini risalgono a prima di Massiano, mio caro. La loro folle anarchia è peggio della peste nera. Mi pare indubitabile. R2 corri, perfetto. Stanotte avremo la peggio, ma se ti sbrighi, salveremo l'ordine. Cosa devo fare? Va alla torre, prendi la spada e il libro, nasconditi. Non devono finire in mano agli assassini. Gran maestro, va! Io non... Va bene. Quindi dobbiamo andare verso di lì. Ora attacca. Però non attacca un cazzo. Mi ha detto di correre. Diamine, dovrò cambiare percorso. Va bene. Sì, però devi salire, cazzo. Sembra un handicappato. Su. Adesso mi sbattono giù, fammi indovinare, crolla qualcosa, succede qualcosa, mi chiudono la finestra. Non puoi andare dentro. Estrai l'arma, ma perché devo estrarla? Non c'è nessuno, c'è un cazzo di nessuno. Ok, qui non posso entrare, perfetto. Ragazzi, scatta un po', non so se è perché sta ancora installando il file nella foga di darvi
subito qualcosa, però è un po' strano. Dai, sali, sali su, bravo. Ecco, magari se eviti di farti male. Così, perfetto, arrampicati su. Ok, vabbè, abbastanza straightforward come... come tutti gli Assassin's Creed. Qui qualcuno ha scorreggiato. Ok. Ok, devo andare di qua. Sarà il, l'assassino. Sono entrati nella torre. Maledetto Monello, adesso ti piglio. Dove cazzo è andato? Minchia se ti piglio. Minchia se ti piglio. Come faccio? Estrai arma, ma... se non lo raggiungo sarà difficile. Sì, però devi correre. Cioè, come fa lui a correre di più? Ecco, scorreggia. Olè. Dai! Dai! Cazzo, davanti al... Minchia, davanti... Ogni tanto succedono ste cose davanti all'albero. Dove cazzo? Dove è andato? Dai, corri però. Bravo, bravo, perdi tempo. Dai! Cazzo, uccidi! Oh, la spada nella roccia. Ma devi proprio? Cazzo ho fatto? Sono uno Jedi oscuro. Un Sith. Il libro. Siamo l'eroe dei Templari. La grafica non è che proprio mi faccia gridare al miracolo, eh? Chissà perché alle 3 sembrava meglio, a meno che non ho sbagliato, non ho pigiato. Il libro. Non è che è proprio nascosta, se devo dirla tutta, però. No, un bel rogo, cos'è l'Inquisizione? Papa Clemente, ascolta! Entro la fine dell'anno risponderai dei tuoi crimini davanti a Dio! E tu, Re Filippo, non esiste punizione commensurata al male che hai causato al Tempio! Ti maledico! Maledico i tuoi figli per 13 generazioni! Che tu sia dannato! È preoccupato lui, eh? Consumata dalle fiamme di avidità e ira. Così ebbe fine l'era della vera saggezza. I cavalieri templari, un tempo portatori di ordine, pace e conoscenza, non esistevano più. Che bello. Sì, mandiamo uno sniffer. Se l'abstergo ci becca, aiutami. Ok. Lo vedo. Ehi, questo ti disorienterà, quindi sarò breve. Sono vescovo, non è il mio vero nome, ovvio, ma non saprai altro oggi. Ascoltami molto bene.
L'abstergo ti sta usando. Ti spreme i neuroni per esaminare i dati dei ricordi genetici. L'abstergo ha già messo le mani su molte aziende, governi, organi di stampa, associazioni. E ora vuole controllare la storia stessa. Se questo non ti spaventa, ti sbagli. Ma siamo qui per fermarli. E ci serve il tuo aiuto. Diacono, la sequenza genica. AD16, B13, I87. Tombola! Sì, la preparo. Ah, come fiera sul computer. Scorsa abbiamo esaminato dei ricordi non sequenziati nel server Helix di Abstergo. Per ora vorremmo che vivessi un frammento della vita italiana. Così capirai la nostra lotta. Alla fine, deciderai tu stesso cosa vuoi fare. Ti aspettiamo. Arrivederci e grazie. Vabbè. Allora, tondo, schiva X, se va, soliti comandi, insomma. Guardate, io c'è chi critica il sistema di combattimento di Assassin's Creed, però per come sono fatto io preferisco che sia così semplice. Francamente so che molti si lamentano perché ti attaccano di solito poche persone alla volta e così via dicendo, però io devo essere onesto, cioè più semplice è, meglio è. Cioè, io non voglio sbatti tipo action di dovermi imparare 3500 tasti col cacchio. Io, a me va bene così. Arnaud? Non posso venire, padre. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. È tantissimo. Non è affatto vero. E quando torno, vedrai che fuochi d'artificio. E Arnaud? Niente esplorazioni, hm? Sì, padre. Esplorazioni rettali. Vabbè, quindi sono lui. Che figata. Dov'è l'Eroa Sorella? Aspetta. Eccolo qui. L'Eroa Sorella. No, niente esplorazioni. Dai, Arnaud, niente esplorazioni. E io esploro. Dai. Dai, incorriamola. La tipa mi sembra presa bene. Corri. Oh, bravo, così. Perfetto. Vuoi startene lì con il vecchio Bruno? Vieni. Maledetta. Ma t'ho già raggiunto, Dai, 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 che sennò mi fanno il culo. Dai, dai. Ma quindi lei è la nostra promessa sposa? Voi direte no, perché non l'ha detto. Però se gioca con me, io mi sono già fatto i trip mentali. Ruba. Non ne ruberai mezza. Io invece rubo. Ladro, mettila giù! Sto pesce. Chiudi. Sai qual è la punizione per chi ruba? Schiaffi in faccia. Peccato! Fanculo, che cazzo succede? Vediamo un po'. Cazzo, sti cespugli orrendi. A posto. Parla con la ragazza. Dov'è la ragazza, però? Ah, ok, si è riaperta la porta. Benissimo, ragazzi! Dai, non ho fallito al primo video, almeno per il momento, e quindi direi che... Tu! Ancora? Ancora? Credevo fossero per tutti. Ruba una mela. Minchia che sbatti. Ma quanto sei preso male? Io come faccio? Sì, me la fai rubare però. Oh! Ladro! No, non mi rompo. Io non la metto giù. Peccato. Dai, scemo. Scemo pagliaccio.
Mi sa che allora devo andarci da un'altra parte. Passando da un'altra parte. Sbatti a sta cosa che si apre e si chiude. Bene. Scemo di merda. Perfetto. Presto, di qua. Oh. Cazzo è vestita, ma questo non è il vestito francese. Che facce quando abbiamo preso le mele? Idiota. Sono Arnaud, Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. L'eroe solo di lei. Che cosa facciamo ora? Shh. Senti. Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. Ma che cazzo dico? Qual era il solo? Colpa mia. Ho preso. Che ignoranza. Vediamo dove vanno. Se ne stanno andando. Se ne stanno andando. Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base a... Elisa, padre. Tutti i popoli sanno. Vieni qui tu. No, mi hanno ucciso il padre. No, Non si fa così. Brutte merde. Perché l'hanno ucciso? Era così un buon uomo. E un francese direbbe merda. Ma dai, l'unico oggetto che t'ha lasciato tuo padre lo lasci cadere così. Vieni, amarezza. Arnaud. Tempi di caricamento quasi biblici. Mi fa piacere. Dai, su. Dai che ce la fai. E fu così che si impiallò. Quartieri, Recollè. 13 anni dopo, minchia, sono già cresciuto. Sono già un omino grande. Sai vincere a carte, ti riduci a rubare, bastardo! Calmati, Victor, sono qui per il mio orologio. È il mio orologio, l'ho vinto! Beh, in un mondo onesto, Victor, sarei d'accordo, ma non in questo. Siamo in Francia. Io ti ammazzo! Oh, stai attento, ti farei male. Cazzone! C'est terrible. Ho fatto una visitina a tuo fratello. Ugo, chiama le guardie! Un attimo. Al diavolo. L'ho preso, Victor. Ah. Vabbè, ragazzi, per vedere come continua, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Mi raccomando, belle spolliciate in su perché è il primo video.